Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. E sì, sono riuscita a fare un video un pochino prima del solito, non siete sconvolte da questa cosa, io abbastanza. E niente, come vedete ho cambiato location perché volevo che fosse un video un po' meno costruito, che poi se mi conoscete sapete che i miei video non sono costruiti. Però volevo proprio fosse una sorta di chiacchiera tra amiche e quindi mi sono messa a sedere sul letto, ho acceso la videocamera e ho detto cominciamo a parlare. Allora, volevo parlarvi oggi della mia esperienza con l'accademia che ho frequentato di make-up, la MAD Studio Milano. Intanto volevo raccontarvi come sono arrivata alla MAD. E se non vi interessasse, vi interessassero solo le opinioni, vi metto qua sotto il minuto a cui comincia direttamente la recensione. Per le altre invece comincerò a parlare come mi sono approcciata a questa scuola, cioè come sono arrivata a frequentare la MAD Studio Milano. Allora, intanto vi racconto il mio percorso. Io sono laureata, mi sono iscritta all'università perché dopo il liceo volevo continuare questo percorso, ho fatto liceo linguistico. E durante però lo studio universitario mi sono cominciata ad appassionare giorno dopo giorno al make-up. Ero il primo anno, primo secondo anno. E niente, quindi facevo tanta pratica, sfogliavo paccate di video su YouTube. Io sono su YouTube dal 2008-2009 e proprio all'inizio, quando YouTube era meraviglioso, bellissimo, avrei dovuto cominciare a fare video, poi non l'ho mai fatto perché mi vergognavo. E appunto non avevo la capacità di insegnare né di fare nulla perché ancora non avevo fatto nulla. E quindi seguivo tantissimo Clio e nel momento in cui Clio ha cominciato a caricare i video io ho cominciato a seguirla praticamente da subito e mi sono tantissimo appassionata a tutto questo mondo del make-up, cioè ogni volta che parlava dell'accademia che stava frequentando, perché non so se la seguite fin dall'inizio, ma parlava in ogni video di tutto quello che andava a studiare all'accademia, che ha fatto la MAD però a New York. E mi stavo cominciando ad appassionare, da lì sono cominciata ad andare a cercare video di make-up, quindi prettamente americane, perché al tempo c'erano solo le americane, e quindi ho cominciato ad appassionarmi. E ormai però avevo deciso di finire l'università e di laurearmi, perché era giusto così, perché alla fine quello che studiavo mi piaceva, appunto perché le lingue fanno sempre comodo. Ho studiato cinese, francese in realtà ho studiato al liceo anche spagnolo, però ho fatto cinese e francese all'università. E nonostante lo stage lavorativo sono stata 3 mesi in Cina ad insegnare italiano ai bambini cinesi. Nonostante l'esperienza a livello proprio formativo e umano mi è piaciuto tantissimo, proprio l'insegnamento in sé non mi ha entusiasmato. Nonostante durante l'università comunque per accumulare qualche soldino per l'uscita con i miei amici ho dato ripetizioni a dei bambini delle scuole elementari e medie. Scusate, mi sta venendo il raffreddore, il pizzico al naso o allergia, non lo so, comunque. E quindi niente, quindi avevo realizzato da una parte che mi stavo appassionando al make-up, mentre dall'altra che l'insegnamento non era la mia strada. Quindi cosa decido di fare? Decido che la mia strada è il make-up, è il trucco, quindi parlo con i miei e gli dico voglio diventare make-up artist. Ancora non mi ero resa conto, cioè non avevo scoperto in realtà che c'era la scuola qui a Milano, quindi in realtà la mia prima intenzione è stata quella di andare a fare la scuola a New York, proprio la MAD a New York, quella stessa che aveva fatto Clio. E quindi niente, quindi decido questa cosa, do gli ultimi esami all'università e mi ricordo benissimo un giorno ero su Facebook e mi appare MAD Studio Milano e dico MAD Studio Milano è nuovo, quindi insomma mi vado a informare, sapete come vanno queste cose su internet, e scopro che è aperta una sede di MAD a Milano.
Io, come sapete, non so se lo sapete, comunque ve lo dico qua, sono originaria di Firenze, ho fatto l'università di lingue a Firenze. E quindi dico, ah, ma guarda, insomma, mi comincio a informare e in più gli scrivo un'email, prendo un appuntamento e vado a vedere a scuola. Da lì è iniziato tutto. Mi sono laureata a luglio, 2 anni fa, quindi nel 2015, e lo stesso anno ho iniziato a ottobre, cioè a ottobre ci siamo trasferiti qui a Milano e niente, poi ho cominciato la MAD. E, allora, diciamo che è stato un periodo della mia vita, quello della MAD, che ricordo con molto piacere. È stato un periodo bellissimo perché, allora, era tutto nuovo, quindi è stato un nuovo inizio, una nuova partenza completamente da zero, quindi da una parte fa veramente paura, mentre dall'altra è veramente stimolante, cioè ricominci da zero tutto, cioè sei in una città nuova dove nessuno ti conosce, puoi essere te stessa, puoi essere una persona completamente diversa dalla persona che sei stata fino a quel momento. La trovo veramente una cosa meravigliosa. Poi sono stati 2 mesi perché la scuola è durata 2 mesi e mezzo, no, 1 mese e mezzo, comunque full time, dalla mattina alla sera. E bellissimo, cioè molto impegnativo, ma bellissimo, lo ricordo veramente con molto piacere. Allora, quindi diciamo, ho cominciato questa accademia che è durata appunto full time quasi 2 mesi, diciamo 1 mese e 3 quarti, dalla mattina alla sera, con esami e compiti a casa. Allora, io ho fatto il level 2, c'è la possibilità di fare il level 1 o il level 2. Nel level 2 hai il level 1 più appunto la parte del level 2. Ora vi dico un po' in cosa consiste. Il level 2 era la formula più completa al tempo, ora hanno introdotto anche il level 3, che vorrei fare peraltro comunque. E quindi, come si organizzavano le cose? Il level 1, diciamo, era il make-up base, il make-up correttivo. Come erano organizzate le lezioni? A me, allora, perché ho scelto sostanzialmente questa accademia e non un'altra? Questa, diciamo, è la cosa più importante. Forse se avete aperto questo video state vagliando varie scuole. Perché questa scuola, essendo di stampo americano, era basata sulla pratica, tantissima pratica. Facevamo teoria, ovviamente, avevamo compiti a casa di teoria, avevamo esami di teoria, ma avevamo tantissima pratica. Quindi l'insegnante che ci appunto, che ci faceva la dimostrazione, ci faceva la parte teorica, ma facevamo tantissima pratica fra di noi, ok, colleghe dello stesso corso. Quindi è una cosa bellissima anche quella che non, cioè, che non facevamo solo su modelli, quindi pelle perfetta, bellissime, tutte le caratteristiche al giusto posto, ma lo facevamo fra di noi, quindi forme di naso diversi, occhi diversi, sopracciglia diverse, bocca diversa, ed è veramente bellissimo perché ti trovi a lavorare su tipologie di viso completamente diverse, quindi hai la possibilità di praticare, di impratichirti su varie tipologie appunto di viso. E quindi niente, queste 2 settimane quindi del level 1 sono passate così, dal punto di vista pratico, fondamentali, cioè all'inizio veramente non ti puoi rendere conto di quanto è difficile lavorare su un viso se non l'hai mai fatto. Scoprire tutte le varie caratteristiche ho trovato veramente stimolante, bellissimo. E quindi sono le prime 2 settimane di level 1 in cui fai sostanzialmente il trucco correttivo. Quindi fai il trucco beauty base e vai a correggere tutto quello che c'è da correggere. Quindi la focalizzazione, diciamo, va sugli occhi, sulle labbra e sul viso. Quindi correzione. E quindi abbiamo fatto le labbra rosse, perché credetemi, uno dice ah, le labbra rosse, no, è veramente complesso fare su varie tipologie di labbra diverse, soprattutto se sei all'inizio. L'occhio, quindi la sfumatura, quindi diciamo non tanto la sfumatura quanto la parte correttiva, il naso, il viso, quindi la correzione dei rossori, la correzione dei brufoli, la correzione delle occhiaie. E questa è la prima parte, che è durata 2 settimane con un esame teorico e pratico alla fine. Poi
andando avanti, noi ci siamo approcciate al level 2. Ah, non vi ho detto una cosa fondamentale che, per il quale anche ho scelto la MAD. La MAD l'ho scelta anche perché, essendo appunto di stampo americano e essendo americana, è riconosciuta, il diploma è riconosciuto a livello internazionale. Quindi nel caso in cui voi voleste fare la MAD e poi, che ne so, andare a Londra a fare un corso di effetti speciali, il vostro diploma è riconosciuto. E non so se si vede... Dove sei? Qua, comunque, qua ho il diploma appeso da qualche parte, ora non lo vedo, comunque è lì. E quindi questa cosa mi ha fatto scegliere la MAD piuttosto che un'altra accademia. Nel caso, che ne so, in cui tra 2 anni volessi andare a New York a fare un corso di specializzazione, sono riconosciuto come makeup artist, quindi l'ho trovato fondamentale. In più ho scelto la formula io, sempre appunto come dicevo, del level 2, però in inglese. Quindi tutto il corso era in inglese, esami in inglese, quindi esami teorici e pratici in inglese. E non l'ho trovato difficile, appunto l'ho studiato per tutta la mia vita l'inglese, quindi insomma l'ho trovato abbastanza tranquillo da quel punto di vista, e mi è piaciuto il fatto di poter da una parte praticare la lingua e dall'altra scoprire, perché comunque scopri, tutti i vari termini in inglese, quelli che poi ti serviranno nella vita di tutti i giorni. E quindi ecco, full time level 2 in inglese ho scelto. Il corso in inglese, quindi gli insegnanti parlavano inglese. E quindi diciamo, level 1 finito, mi sono approcciata al level 2. Come ero organizzato? Quindi, questo level 2 si componeva di 4 moduli. Quindi airbrush, bridal, makeup, fashion e studio. Airbrush, quindi il makeup con l'aerografo. L'aerografo, ok, ce l'ho fatta. E il secondo, il bridal makeup. Calcolate che alla fine di tutti questi 4 moduli avevamo esame teorico e pratico, esame teorico e pratico, esame teorico e pratico, esame teorico e pratico. Alla fine di ogni modulo che veniva finito c'era un esame da fare, e nel frattempo continuavi a fare compiti a casa. Allora, l'aerografo sapete tutti cos'è, comunque quell'aggeggino che serve per quella pistola, che detto così sembra una cosa tipo ti uccido, però non è così, serve per vaporizzare il prodotto in modo uniforme, si utilizza tantissimo sulle spose, perché, ma non solo in realtà, anche per il body painting, serve a vaporizzare il prodotto in modo uniforme, e fa delle basi sulla sposa che è pauroso, cioè copre, si può stratificare quante volte vuoi e dà sempre l'effetto molto naturale, quindi top, bellissimo. Bridal makeup, allora questo modulo devo dire che mi è piaciuto molto, nonostante io non ami particolarmente il trucco sposa, ma perché non amo particolarmente le spose, quindi questo purtroppo è un programma, è un problema mio. All'interno della classe in cui eravamo, facevamo finta di essere delle spose, quindi ci siamo divise in coppie e a turno facevamo la consulenza, quindi con la futura sposa, quindi con tutto il mood board, che deve alla sposa, di che colore era il suo vestito, come voleva il make-up. Abbiamo fatto la face chart inerente appunto ai suoi gusti ed è stato molto bello. Cioè, almeno a me è piaciuto molto. Anche lì abbiamo fatto un esame finale e quel modulo devo dire che mi è piaciuto molto. Poi abbiamo fatto fashion, quindi moda, quindi dove lavoro in realtà particolarmente ora io, dove sto lavorando, dove ti insegnano sostanzialmente a stare all'interno di questo mondo, che credetemi è tutto fuorché facile, quindi rapporti con il fotografo, come stare all'interno di uno shooting, cosa fare all'interno di uno shooting, anche appunto diciamo la parte teorica che è questa, e poi tutta la parte pratica del fashion, quindi degli editoriali, dell'ispirazione, insomma molto bello anche questo modulo.
Alla base di tutto, quindi, diciamo che sostanzialmente filo conduttore di tutti i moduli e del level 2, ma dei corsi in generale alla MAD, mi è piaciuto molto perché ci hanno insegnato come stare all'interno, che sia di un set fotografico, di, appunto per uno shooting, all'interno di un teatro, all'interno di un qualsiasi ambiente lavorativo. Quello di cui parlavano era il professionalism, cioè la professionalità, che è quello che poi secondo me fa capire alla persona con cui lavori, per cui lavori, se sei un vero makeup artist o no. Non è importa, secondo me, alla base di tutto, non è importante solo ovviamente il prodotto che porti a casa, questo è ovvio, deve essere di un determinato livello, ma anche come ti comporti sul set. Che sia fotografico, che sia per un editoriale, che sia moda, che sia qualunque cosa, il tuo comportamento è fondamentale. E come ti comporti sul set e come ti comporti anche con gli altri. E questo devo dire che la MAD ci ha insegnato molto. Ci ha insegnato proprio, cioè, diciamo, è partita proprio dalla base del comportamento per poi approcciarsi a tutte quelle che sono le caratteristiche pratiche e teoriche. Non so se sono stata chiara, però, per esempio, ad esempio, la MAD punta tantissimo sul fattore della pulizia e della stare sempre tutto quando viene a contatto con una modella, con una persona, con quello che è. E questo veramente l'ho trovato importantissimo, perché comunque se ci pensate, un pennello di un truccatore viene a contatto in tutta la sua, diciamo, vita, nella vita del pennello, con tantissimi visi, tantissimi occhi, ed è importante da una persona all'altra sempre disinfettare tutto, che sono prodotti in crema, ombretti, pennelli, tutto. Io lavo sempre tutto. E secondo me i truccatori veri si riescono a percepire anche da come sistemano le cose, a come sistemano i vari make-up, i vari tools appunto che andranno poi a utilizzare durante il make-up. Ci hanno insegnato a tenere sempre pulita e in ordine la nostra postazione make-up. È ovvio che in determinate occasioni non è proprio facilissimo, soprattutto in una sfilata, ad esempio, avere la tua palette col tuo cosino accanto, con la tua matitina, col tuo pennellino. È ovvio, certe volte sei un po' incasinata e quindi ok. Però alla base ci deve essere questa idea. Poi ovviamente ti devi adattare al set in cui sei. Quindi, cosa stavo dicendo? Fashion e poi studio. Studio, diciamo, ci hanno fatto prendere, ad esempio, delle pubblicità, ci hanno, ad esempio, fatto prendere varie annate storiche, ci hanno fatto riprodurre alcuni make-up, ci hanno fatto anche un mini corso di effetti speciali, però veramente mini. Mi sarebbe piaciuto approfondirlo di più, però purtroppo non c'era il tempo. Sapete, se mi conoscete, che amo gli effetti speciali. Purtroppo ne abbiamo fatto veramente, ma veramente poco, e mi sarebbe piaciuto veramente approfondirlo di più. E poi niente, poi fine di questo modulo, l'esame finale di studio e poi in realtà l'esame finale di tutto il corso, quindi tutto quello che era il level 2 e il level 1 in realtà, scusate, metto il silenzioso, ok. Come è stato organizzato? Praticamente dovevamo sorteggiare, quindi ci hanno diviso in coppie e poi e dovevamo lavorare insieme, quindi due a due, su una modella che chiamavano da un'agenzia, e dovevamo il nostro lavoro doveva essere incentrato su make-up fashion riguardante, quindi con il focus sulle labbra e sugli occhi, e poi avremmo fatto un trucco beauty su un'altra modella. Noi abbiamo fatto quindi, diciamo, un make-up un po' editoriale, un po' particolare sulle labbra, poi un'altra foto sarebbe stata un make-up fashion incentrato sugli occhi e poi un beauty. Diciamo, appunto, loro ti affiancano anche un fotografo professionista per avere poi delle foto da cui partire per creare il tuo portfolio personale, quindi questo lo trovo anche molto importante.
E poi vabbè, avrai altre esperienze, quando uscirai da lì e amplierai il tuo portfolio, però ti danno già 3 immagini da cui partire e questo è importante. Quindi sommariamente questo. Ah, volevo anche dirvi che abbiamo, diciamo, avuto il piacere di lavorare con 3 professori su 4. Quindi trovo che anche questo sia molto importante, perché comunque noti, ok, la differenza che c'è tra un professore e l'altro, ma non dal punto di vista della pratica o della professionalità, proprio dal punto di vista della tecnica. E è molto bello perché apprendi diverse cose da diversi professionisti, quindi riesci a trarre, diciamo, riesci ad arricchire il tuo bagaglio culturale. Ogni modulo che abbiamo fatto veniva tenuto da un diverso professore, quindi anche questo lo trovo molto importante. Sommariamente questo, vi faccio vedere i 2 libri che avevamo. Questo è il libro della teoria, questo qua, dove c'erano tutte le cose teoriche sulle labbra, la forma delle labbra, come correggere l'ombra dell'occhio, le sopracciglia, insomma, lo trovo veramente fatto bene, mi piacerebbe riguardarmelo, infatti. E il libro degli esercizi, come vedete un po' usato, e qua dentro, come vedete, ci sono anche delle face chart dove potete fare pratica. Qui sì, vabbè, tralasciando tutte le mie risposte, comunque avete appunto un eserciziario dove appunto fare pratica. E volevo appunto dirvi, per trarre le conclusioni finali, li consiglierei questa scuola? Assolutamente sì, ma nel momento in cui non partite da zero con il make-up, cioè avete già una buona base e quindi il corso vi serve per imparare ovviamente nuove cose e affinare la vostra, imparare diciamo più che affinare, la vostra professionalità. Poiché ritengo che il tempo a disposizione sia veramente poco per imparare da zero, allora in quel caso vi orienterei verso una scuola che duri 1 o 2 anni. Per me è andata benissimo perché appunto sono uscita dall'università e avevo 25 anni, avevo voglia di cominciare a lavorare e quindi un corso da diciamo 2 mesi e mezzo faceva al caso mio. Perché poi tanto, diciamo, quando esci dalla scuola, poi la vera pratica è quello che viene dopo. Però ecco, comunque ci vogliono delle basi anche per cominciare a lavorare dopo. Quindi il tempo a disposizione è molto breve se non si hanno delle basi abbastanza solide. Questo ritengo giusto comunicarvelo. E niente, questo era tutto quello che vi volevo dire, ho parlato un sacco, lo so, riguardo alla MAD, all'accademia che ho fatto. Se avete dei dubbi, delle domande, sono a disposizione, scrivetemelo pure in un commentino qui sotto e io risponderò a tutti. E se non mi seguite su Instagram, malissimo, vi lascio qua il mio contatto e ci vediamo presto nel prossimo video, che mi dovrebbero arrivare i fondotinta di cui vi parlavo nello scorso video. E niente, ciao, vi voglio bene, ciao!